Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente di Steve Jobs, Jack Tramiel, Steve Wozniak, tre giganti del mondo dell'informatica. Parleremo rapidamente di alcuni momenti della loro vita, quelli più importanti per il mondo dell'informatica. Di Steve Jobs e Steve Wozniak ho già parlato in due podcast dedicati ad Apple, la nascita di Apple e la crisi di Apple. I link dei due podcast li trovate in descrizione se volete espandere i temi della nascita di Apple Computer e la crisi finanziaria di Apple. Steve Jobs nel 1974 lavorava all'Atari e insieme al suo amico Steve Wozniak, che invece lavorava alla Hewlett Packard. Già Wozniak lavorava alla prima versione, aveva già lavorato alla prima versione del circuito elettronico per il videogioco Breakout. I due amici decisero di creare un'impresa nel nascente settore dell'informatica. Successivamente, il 12 dicembre 1980, Apple venne quotata in borsa. Tra i soci minoritari di Apple c'era anche la Xerox, che concesse a Jobs di fare una breve visita al centro di ricerca e sviluppo di Xerox, dove Jobs vide l'interfaccia grafica Xerox, la quale fu replicata da Apple e migliorata con l'invenzione del mouse. Il Lisa fu di fatto il primo Macintosh. Lisa aveva gravi problemi di affidabilità e surriscaldamento, così come Macintosh 128K e Macintosh 512, e tutte le macchine avevano dei prezzi stratosferici. Solo Macintosh Plus, anch'esso con un prezzo stratosferico, riuscì però a risolvere i propri problemi di affidabilità e di surriscaldamento. Però indubbiamente il suo prezzo di vendita era troppo elevato. La quota di mercato che Macintosh Plus faceva per Apple era irrisoria, dato che il grosso dei ricavi per Apple erano generati dalla famiglia Apple II e dalle periferiche per Apple II. John Sculley, che era l'amministratore delegato di Apple, preso in carica quando Apple fu quotata in borsa, ebbe ad estromettere Jobs per l'insuccesso di Lisa e Macintosh. Uscito da Apple Computer, Jobs fondò una nuova società hardware, la Next, di cui ho già parlato nel podcast Next Step e OS Cube. Quindi se volete potete andare a cliccare trovando il link del podcast in descrizione su Next Step OS e l'hardware Cube. Nel 1986 Steve Jobs acquistò la Pixar alla Lucasfilm, una casa di produzione cinematografica, con l'obiettivo di creare film d'animazione unicamente computerizzati. La Pixar si concentrò sulla produzione di lungometraggi al computer, realizzando Toy Story nel 1995, che fu un enorme successo commerciale. Nel 1997 la Apple era sull'orlo del fallimento, tornò Jobs sotto la richiesta degli azionisti, e Jobs cancellò tantissimi progetti, quelli di Apple, lasciando solo 4 buone idee che erano nel cartellone di ricerca e sviluppo applicata di Apple: iMac, ebook, iPod, Apple Store, iTunes. Jobs nel 1997 licenziò 3.000 dipendenti in un anno, riportò già a 31/12/1997 l'utile nella società Apple, salvando de facto l'Apple dal fallimento. Seguirono enormi successi commerciali di iPhone, Mac OS X con kernel BSD e poi l'abbandono delle CPU RISC del consorzio Apple IBM Motorola per le CPU Intel monolitiche e multiprocessore dell'i2 e quant'altro. Veniamo a Jack Tramiel, imprenditore della storia di Commodore ed Atari. Ecco, ne ho già parlato in quanto podcast. In questo podcast, ci concentreremo sul momento in cui Jack Tramiel fu allontanato dalla guida di Commodore. Ora, vi fu un enorme scontro di potere tra Jack Tramiel, che era presidente della Commodore, mentre Irving Gould era l'amministratore delegato di Commodore. L'oggetto della rivalità era sulla guerra commerciale scatenata da Tramiel con l'uso del Commodore 64, che,
con il suo continuo miglioramento e processo di produzione in MOS Technology ebbe ad avere dei prezzi di vendita calanti, mettendo fuori mercato tantissimi produttori di computer negli Stati Uniti. Tramiel voleva costruire computer per le masse, Gould era più propenso a costruire computer per le classi, per certi, con prezzi ovviamente di vendita più elevati. Infatti, dopo il Commodore 64, che era stato un grandissimo successo commerciale, ecco, le idee commerciali di Tramiel sulla linea Plus 4 con il chip TED erano state commercialmente purtroppo fallimentari per Commodore. Anche il Commodore 128 non poteva essere l'erede del Commodore 64, che le vendite commerciali del Commodore 128 languivano e non andavano per niente bene, né nel segmento business quanto in quello home computer, dove gli utenti ancora preferivano Commodore 64. Tramiel portò in Commodore il progetto Amiga, su questo argomento ci ho fatto un podcast a parte, quando la Commodore si comprò l'Amiga. Il link del podcast lo trovate in descrizione. Ecco, poi però gli azionisti di Commodore ebbero ad allontanare Tramiel, lasciando Irving Gould solo alla guida di Commodore per utilizzare la piattaforma Amiga in modo che potesse essere il successore del Commodore 64, però traendone diciamo un profitto maggiore con una strategia diversa rispetto alle guerre commerciali scatenate da Tramiel in passato. Tramiel, estromesso da Commodore, ebbe poi a comprarsi un pezzo dalla divisione Atari Console e l'Atari Computers dalla Time Warner. Lanciò l'attacco al sistema del Macintosh con la linea Atari ST e il Jam DOS. Con l'Atari ST e il Jam DOS, Tramiel voleva competere sia contro Commodore Amiga quanto contro Apple Macintosh. Ecco, ma la Apple trascinò Atari in tribunale per plagio di sistema operativo nel look and feel. Apple vinse la causa legale e ad Atari, diciamo, fu poi, dopo molti anni appunto di guerra legale, il tribunale impedì ad Atari di restare nel mercato degli home computer con il Jam DOS. Veniamo a Steve Wozniak. Nel 1975 Wozniak abbandonò l'Università della California a Berkeley, trovò lavoro alla Hewlett Packard, il tempo libero iniziò a lavorare per hobby ad un progetto di personal computer. Quasi contemporaneamente Wozniak e Jobs iniziarono anche a frequentare le riunioni dell'Homebrew Computer a Palo Alto, che era un club di appassionati di elettronica e di informatica. Jobs convinse Wozniak a trasformare il suo hobby in un'attività commerciale, intuendo il potenziale di mercato per un home computer. Ecco, il fantastico hardware Disk 2 è di fatto un prodotto ideato e costruito da Wozniak e da Randy Wington. Lo stesso progetto di Apple IIgs fu del team di sviluppo di Wozniak per la linea Apple II. Ed anche se all'epoca Apple IIgs non poteva competere con la piattaforma Amiga, il prezzo di vendita per le prestazioni multimediali, ecco, Apple IIgs era comunque un hardware molto superiore a Macintosh Plus. Wozniak fu sempre portatore in Apple della filosofia del computer ad architettura aperta, mentre Jobs ebbe a preferire sempre la filosofia del computer con l'architettura chiusa per poterne controllare e limitare i suoi sviluppi. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.